Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 15, siamo con il Livorno. Passato un po' di tempo da quando è uscito l'ultimo episodio, il numero 26, questo è il 27esimo e giocheremo contro l'Empoli la prima partita. Siamo anche nel mercato di gennaio, ricordo che abbiamo messo a segno vari colpi, li vedete in rosa, tra cui Benzia su tutti perché gli altri non li vedo in campo. Abbiamo preso comunque vari giocatori. Adesso ci resta da prendere, se non sbaglio, un centrocampista che doveva confermarci ed è... No, Xabi Alonso l'abbiamo preso, è stato l'ultimo colpo, giustamente. E quindi io ho fatto un'offerta per Kicna. Me l'avete consigliato, è un ottimo esterno che tra l'altro conoscevo già, l'avevo visto, non ci ho mai giocato sinceramente, ma l'avevo visto in qualche video. Quindi chiaramente appena ho letto il suo nome mi è venuta subito l'idea di prenderlo, proprio per il discorso che avevamo fatto in varie sedi, ovvero Bernardeschi non è mai esploso in questa stagione. Non ci dilunghiamo molto e andiamo a giocare la prima partita dell'episodio, che sarà contro l'Empoli, come già detto. Siamo ospiti e andiamo a vincere, ragazzi. È una delle ultime partite del mese di gennaio, dobbiamo assolutamente far bene per tenerci quel posto in classifica. Si comincia con Livorno, che dopo un periodo buio della stagione deve assolutamente tornare alla vittoria. È facile perché loro sono disposti bene in campo. Ora Signorelli, dentro per Marquez, deve uscire assolutamente a poco e riesce a opporsi, che corre tantissimo, non gli sta dietro il terzino del Livorno, cross sul secondo palo, a liberare Zielinski, che di testa, non è preciso. Campo, fine Val di Fiori, ha recuperato Allen, buono spunto del neocentrocampista del Livorno e poi lento Baluli, non lento Allen, che lo rimanda verso la porta, buona la palla di Allen, Baluli al limite, la finta, il destro a giro, il pallone è largo. Primo squillo del Livorno. Val di Fiori, questa volta stava per sbagliare lui, ma non ha sbagliato. Laurini libera Signorelli in area di rigore. Signorelli dal fondo la mette al Gandhi, non trova il gol. Lasciato un po' solo in area di rigore. Laurini, anzi, Val di Fiori che è riuscito a mettere questo cross. Qui c'è fallo sull'Arrondo, ragazzi. È stato un attimino trattenuto. Ci potrebbe stare anche il cartellino giallo per l'egiziano. E infatti arriva il rosso. Il cartellino rosso per Al Ghamdi dopo 30 minuti esatti sul punteggio di 0-0. L'Empoli resta in 10 uomini per questo bruttissimo intervento effettivamente scomposto dell'attaccante egiziano che pochi istanti fa aveva sfiorato il gol dell'1-0. Ingenuità ed Empoli in 10. Tira a sinistra, si è spostato a destra dopo l'espulsione del suo compagno. Occhio che l'Empoli insiste lo stesso in area di rigore. A poco, si oppone a Dunque. Per Baluli si sta proponendo verde, Baluli non riesce a far filtrare il pallone, poi però se la ritrova, va sul sinistro, riesce a passare in qualche modo, poi calcia in porta, ma non c'entra lo specchio. Finisce qui il primo tempo, Empoli 0, Livorno 0, tante occasioni, partita comunque abbastanza equilibrata rispetto agli altri. Occhio, ha recuperato Baluli e quindi Bernardeschi in verticale per Coman, il pallone filtra con rimpallo e Bassi dice di no a Coman, che ha lasciato il segno all'andata con una doppietta decisiva. E poi con una finta di corpo continua a far girare il pallone in Livorno. Bernardeschi, bella azione questa che porta Coman al limite, calcia lui! Non trova lo specchio neanche questa volta, sta crescendo comunque il Livorno. E qui penso arriverà anche un giallo. Dalla bandierina Tonsà che cerca il secondo palo di testa Coman! E Bassi la tiene lì. Ma il pallone non arriva a destinazione. C'è Barba che va in verticale. Attenzione che le due squadre sono scoperte. E allora attenzione all'Empoli con Dunque. La dà in mezzo. E Zielinski si mangia anche questo. Si resta 0-0. Coman. Dai ragazzi che sono un po' scoperti. È in posizione regolare Maximen. Il pallone per lui. Maximen. E Bassi in angolo. Per Allen. Allen prova a mettere il cross. Ancora angolo. Forza. Calcio d'angolo di verde e fuori per Lambrughi. Che arriva, trova Donsà. Ancora tentativo con Baluli. In area, Baluli la mette! Coman! Al 95esimo! Livorno in vantaggio! Ancora lui! Ancora il bomber! 1-0! Azione tutta francese di Livorno con Baluli che crossa in mezzo. Il cross raso terra
è un cioccolatino per Coman. E Basti può solo guardare. Può decidere di non farlo, decide invece di farlo. Arriva sul fondo. Altra finta di Maximen che entra in area. Maximen fino in fondo. Maximen col sinistro. E Basti gli nega il gol. Ma finisce la partita con tanta sofferenza. Livorno batte Empoli 1-0. Perché per Krishna ci partono da 5 milioni. E quindi, non avendo noi soldi praticamente, io vorrei fare un prestito e un diritto di riscatto. Allora, lui è in scadenza. Quindi ragazzi, consigliatemi anche voi cosa fare. Vedete chiaramente che devo modificare lo stanziamento budget, ora lo farò. Però loro intanto partono da 5 milioni, ma possono anche abbassare l'offerta, perché è sempre così. Lui ha il contratto in scadenza tra 5 mesi. Però, come vedete, ha meno di 23 anni e quindi non possiamo prenderlo a zero. Io potrei anche provare a prenderlo a zero. Potrei. Ma non succederà mai, nel senso che io proverei prima con un prestito con diritto di riscatto e quindi andiamo su stanziamento budget. Purtroppo ragazzi, però anche andando su stanziamento budget non possiamo arrivare all'offerta, nel senso che lui prende 30.000 euro a settimana e noi non possiamo permettercelo. Quindi volendo comunque provare a prendere questo giocatore, potrei provare a mettere in vendita qualche giocatore, come mi avete detto. Io ci avevo già provato ragazzi, in realtà non so infatti perché qui non ci siano. Però non sono arrivate offerte. Adesso chiaramente questi che non giocheranno mai posso anche metterli in vendita, magari qualcuno ci casca. Ah, attenzione ragazzi, perché qui accetta Dembélé, che è un attaccante. Ah, che me frega, zero. Benissimo. Però magari adesso dopo aver giocato questa partita, che sarà l'ultima dell'episodio, perché visto che c'è anche il mercato e non ho molto tempo oggi per registrare, vorrei non riempire troppo l'episodio. Magari dopo, successivamente, anche da solo, vedo un po' gli altri ruoli da tappezzare, gli altri buchi da tappare. Magari ditemi anche nei commenti chi potrei prendere non davanti, perché davanti ormai abbiamo preso tutti. Comunque ragazzi, è impressionante la classifica marcatori. Coman è lì, Coman è a 4 gol da Tevez. Voi direte 4 gol sono tanti, ma comunque c'è. Andiamo a giocare con l'Udinese, signori, la seconda ed ultima partita di questo episodio. Siamo in casa, vogliamo chiaramente vincere. L'andata l'avevamo beffati nei minuti finali con una remontata, proviamo a farlo anche ora. Occhio, tanti errori in questo avvio del Livorno, la palla limite per Dempsey. Dempsey col destro riesce a prendere i muri e anche loro non scherzano, Crossa in mezzo, Dempsey la sponda! E poi grandissima parata di Aboko. Ma ben più importante è stato l'intervento di Maicon, che ha smorzato il tiro. Siligardi, buono il pallone per... Che stop era? Ancora Nico Lopez fuori gioco. Come fuori gioco? Che è partito da casa sua. Se la allunga, rimpalli clamorosi. Siligardi prova a tenerla, al limite ci riesce, poi allarga Maximen, di rigore Maximen! Traversa! Poi il pallone arriva su Rago che la rimette in mezzo, Danilo. E niente, Maicon. Che cazzo. Oddio Maicon. Mamma mia. Se la riprende, poi se la passa da solo. Il cross, Benzia. Maicon da Silva, il fenomeno. Maximen allora, c'è ancora Luci dentro, poi Benzia, era in posizione regolare. Entra in area, può metterla. What the fuck? Ecco il suo cross, c'è Lambrughi. Occhio. Occhio. Pareggio dell'Udinese con Dempsey 1-1 a mezz'ora dal termine. Udinese che insiste, Udinese vuole anche provare a vincere la partita. Allora il cross in area, pericoloso, la traversa e il 2-1. Pereira porta in vantaggio l'Udinese. E adesso ragazzi serve tanto cuore, perché la partita è cambiata in pochissimi minuti. Occhio, mamma mia. Ti prego salvalo. Il pallone per Siligardi, dentro per Benzia. Occhio che c'è dall'altra parte completamente solo Maximen, in area, Maximen 2-2, è la partita degli esordienti. Primo gol per Benzia, che fa pure l'assist. E primo gol per Saint Maximen, 2-2.
il suggerimento per Nico Lopez. Nico Lopez cerca lo spazio per crossare dentro. Maicon ha dormito, però l'attacco dell'Udinese. Vidra, Vidra, la porta è vuota. Quanto ha rischiato. Non è finita Edenilson per Pereira. E poi il pallone regalato a Maicon. Dai che ripartiamo però. Pallone avanti, attenzione che c'è Dembele che si fa vedere il pallone per lui. Dembele si difende, spalla la porta. Poi no, poi... Che cos'era? Calcio d'angolo per l'Udinese, forse l'ultima azione. No, sicuro no, perché i minuti sono 4. Ma una delle ultime sì. È arrivata la bandiera Vassilicardi. Parte il cross, nel mucchio. Oddio, oddio, attenzione a Luci, la finta. Luci, 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 Luci. Fa 3-2. Luci, all'ultimo respiro, il giocatore più scarso della squadra. Il gol che può valere i 3 punti. Che freddezza, la finta e poi il destro. Boeing sotto l'incrocio, 3-2. Finisce qui la partita. 3-2, 3-2 ragazzi, partita al Cardio Palma, come quella contro l'Empoli, episodio al Cardio Palma. Allora, sono arrivati un po' di aggiornamenti, però dato che siamo arrivati alla gara col Sassuolo e contemporaneamente all'ultimo giorno di mercato, direi che si fa tutto nel prossimo episodio, quindi per il momento ragazzi può bastare. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ricordo che abbiamo messo a segno un colpo importante, soprattutto per il futuro, ovvero Moussa Dembélé, che mi avete consigliato voi. Quindi continuate a consigliarmi i giocatori, li leggerò tutti, vedrò tutti i commenti, li cercherò sul mercato come sto facendo del resto ora e come ho fatto fino a questo momento. Non dimenticate di passare sui vari social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo con i prossimi video. Bello!